Il canone della medicina, Avicenna. Chi era Avicenna? Avicenna era un medico, fisico, filosofo e scienziato musulmano, nato nell'attuale Uzbekistan e vissuto nell'antica Persia nel X secolo. Fu precoce da un punto di vista intellettuale, intorno ai 18 anni Avicenna aveva già scoperto nuovi trattamenti per alcune malattie. E a poco più di 20 anni era il medico personale del sultano della dinastia persiana samanita di Bukhara, appunto nell'odierno Uzbekistan. Il canone della medicina è rimasto una fonte medica attendibile per tanti secoli, quest'opera fissando gli standard per la medicina in Europa. Attualmente in università prestigiose come esempio Yale, viene ancora insegnato come facente parte di storia della medicina. E il canone della medicina è enciclopedico e segnò al momento della sua apparizione nell'undicesimo secolo un passaggio fondamentale nella storia di questa scienza, in quanto combinava le conoscenze e le teorie dei luminari dell'antica Grecia, praticamente dimenticate nell'Europa medievale, con le tradizioni persiane e indiane e con il meglio del sapere medico dell'epoca. Il canone sintetizza i progressi compiuti dalla medicina fino ad allora, ma getta anche le fondamenta della scienza medica, appunto quella moderna, basata sulla esperienza. Nel canone della medicina, tra l'altro tradotto in latino, nel XII secolo sono presenti le cause della buona salute delle malattie, come gli umori, quali sono le facoltà psichiche del soggetto, quale sia la sua forza vitale, qual è lo stato di salute degli organi. Il canone precisa l'importanza della dietetica, l'influenza del clima e dell'ambiente sulla salute. Avicenna, tra altre cose, notò la stretta correlazione tra le emozioni e lo stato fisico e per questo considerò, ad esempio, che la musica potesse avere un effetto positivo sullo stato fisico e psichico, del paziente. Una curiosità, si ritiene che, il filosofo abbia diagnosticato la malattia d'amore presentata da un principe georgiano. In quanto Avicenna notò che ogni volta, in cui il nome della amata del principe veniva menzionato, nel suo posto si manifestava un fremito. Il grande medico ebbe un semplice rimedio: riunire i due innamorati.